Il meglio e il peggio di Talent Quale Show, che vede vincitore il Gali di Vladimir Luxuria. Qualche fischio in platea non è andata benissimo, ma non solo per lei. Un esordio scoppiettante è quello della nuova edizione di Talent Quale Show, che ha incoronato vincitrice Vladimir Luxuria nei panni di Gali. Sono state però tante le sorprese della serata. Alcuni concorrenti, più di altri, hanno attirato i complimenti del pubblico che da casa ha assistito a tutte le esibizioni. Grande sorpresa è sicuramente stato Antonio Mezzancella, quasi identico nell'aspetto, nelle espressioni, nella timbrica oltre che nel modo di parlare e muoversi ad Ermal Meta. È infatti stato premiato dalla giuria che lo ha messo tra i primi tre posti di questa primissima classifica. Sorpresa è stata anche la blondie di Alessandra Drusian, anche lei molto simile all'originale nell'aspetto oltre che nella voce. Di certo sapranno come sorprenderci nelle prossime puntate. Aggiornamento di Anna Montesano e Rodio Traballante per Giorgio Panariello? Insieme a Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello è la new entry di Talent Quale Show. Carlo Conti l'ha voluto fortemente. Giorgio nasce come imitatore, dichiara a TVBlog, è uno dei più grandi imitatori italiani. Va nei dettagli delle esibizioni per giudicare la tecnica e valutare se il personaggio imitato è tale e quale all'originale. Salemme non è da meno. Vincenzo è il telespettatore medio e un grande attore che ha creato tante maschere e caratterizzazioni. Saprà giudicare anche somiglianza fisica e vocale. Niente polemiche, per ora, tra concorrenti e giuria. Non è nello spirito del programma, i protagonisti non si sentono concorrenti. Ognuno ha il proprio spazio per fare varietà, facendo un personaggio tale e quale all'originale. È una gara con se stessi, non c'è mai stato nessuno difficile da gestire. Anche se, soprattutto verso il finale, un po' di strategia nell'assegnazione dei voti c'è, ma fa parte del gioco. Quanto alle buone intenzioni, Giorgio potrebbe fare eccezione, la sua ironia è spesso al limite dell'ecito, vedi la battuta su Carbone. Aggettivo di Rossella Pastore, virgola, la gara degli ascolti. Carlo Conti riparte dal suo Talent Quale Show e dai 12 concorrenti VIP che hanno deciso di rimettersi in gioco tra trucchi, esibizioni e polemiche vere o presunte. La prima serata è filata liscia nel ricordo di Fabrizio Frizzi, visto che il programma andava in onda dagli studi proprio a lui intitolati, e con la frecciatina di Loretta Goggi a Gali, preferendo la versione di Talent Quale a quella vera e originale. Fatto sta che anche quest'anno il programma è partito con il botto e vincendo la serata degli ascolti. In realtà non c'era niente di nuovo dall'altra parte, su Canale 5 almeno, e gli altri programmi minori hanno saputo tenere testa allo show. In particolare, Tale e Quale Show ha conquistato 4.430.000 spettatori, pari al 23,2% di share. Gli ascolti saliranno o sono destinati a scendere quando si scontreranno con un altro programma su Canale 5? È da o per il top della serata. Tra sorprese e qualche polemica si è conclusa la prima puntata di Talent Quale Show 2018, che ha incoronato la trasformista Vladimir Luxuria e la sua interpretazione di Gali in Cara Italia. Un risultato abbastanza sorprendente se consideriamo le incredibili performances di Alessandra Drusian e Antonio Mezzancella, molto applauditi dal pubblico presente in studio e dalla stessa giuria. Lo cantante dei Jalis, tornata alla ribalta grazie al programma di Rai 1 Ora o Mai Più, ha interpretato Debbie Harry in Heart of Glass, grande successo dei Blondie del 1978. Sia il pezzo scelto che personaggio sembrano fatti apposta per lei, tanto che la giuria si è alzata in piedi, dando anche giudizi estremamente positivi. Standing ovation anche per Mezzancella in Ermal Meta, la sua interpretazione di Vietato Morire, brano vincitore del Festival di Sanremo, ha emozionato pubblico e giurati, anche se poi i voti non hanno confermato i pareri tanto positivi, a discapito proprio della meno talentuosa Vladimir Luxuria. Aggettivo di Dorigo Annalisa, virgola, Tale e Quale Show 2018, vincitore e classifica dopo la prima giornata. Applausi, esorta qualcuno in platea. È ufficiale, l'ottava edizione di Talent Quale Show è appena partita. Un altro grido si leva dal pubblico, vai Carlo. E lui va grazie a tutti. Poi ci tiene a dire una cosa, è il primo varietà che va in onda dagli studi Fabrizio Frizzi. Ho l'onore, con tanta tristezza nel cuore, di inaugurarlo personalmente. Onore e onere, la responsabilità è grande per tutto il cast del programma. Per non parlare dei nuovi arrivati, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, che si concedono un po' troppe licenze. Di Luca Carboni, Giovanni Vernia dicono che sembra ubriaco. Subito dopo è il turno di Roberta Bonanno. Roberta, come Emma, viene da Amici, e imitarla non dovrebbe risultare difficile. Il condizionale è d'obbligo, in effetti non va come previsto. Un fantasma, e la sua voce, allegra.